Dopo aver fatto la presentazione in comune, giustamente incontriamo il comandante con i suoi collaboratori in giro per Sammetto, anche per dare quel valore aggiunto di cui la città ha bisogno in questo periodo. Sì, questo è un nuovo servizio a cui abbiamo pensato, un tipico servizio di prossimità, nel senso che noi siamo dove la gente sta. Questo è un atteggiamento che credo rappresenti una specificità della Polizia Municipale, anche rispetto alle forze di polizia statali, ad esempio. Noi cerchiamo di essere il più possibile vicini e il più possibile raggiungibili da parte delle persone. Non è necessario che vengano a cercarci, andiamo noi da loro. Questo è un impegno sotto tanti profili, insomma, richiede tra l'altro una professionalità notevole, perché poi i cittadini, i turisti vogliono giustamente risposte e noi dobbiamo essere in grado comunque di dare delle risposte e delle indicazioni. Dall'altro lato, noi stiamo dove ci sono risorse della città, della nostra comunità da tutelare. Sicuramente il lungomare è una delle nostre principali risorse, lo è forse ancora più adesso dopo i lavori fatti per abbellirlo, ed è giusto che noi presidiamo questa risorsa e siamo lì a garantire anche che sia utilizzata correttamente, insomma, che sia utilizzata in maniera decorosa nell'interesse di tutti. Ecco, ti chiedo, comandante, in quanti ragazzi puoi usufruire sul territorio? Sì, dunque, noi per questo servizio abbiamo individuato 11 persone che si alterneranno. Non è stato facile perché non abbiamo un organico molto consistente, ci aiuta il fatto di avere in questo momento 8 vigili stagionali che non sono però impegnati direttamente in questo servizio, ma ci consentono appunto di distogliere altre unità per questo tipo di attività a cui noi teniamo veramente tanto, insomma. Hai delle zone che più critiche, anche perché dicevi tu che giustamente d'estate Sammetto si triplica, si arriva a oltre le 100.000 persone, delle zone più critiche dove c'è un maggiore servizio, un maggiore controllo? Dunque, questo servizio nasce in maniera specifica per il lungomare, quindi come servizio diurno, a disposizione soprattutto di chi utilizza la spiaggia, a salvaguardia del corretto utilizzo degli spazi, dalla spiaggia alla pista ciclabile, alla corretta gestione dei rifiuti, ai giardini tematici. Poi punti critici ce ne stanno tanti e noi cerchiamo di modulare risposte di tipo diverso sulla base del tipo di criticità che dobbiamo affrontare. Insomma. Guardate, grazie, buon lavoro e buona estate a te e ai collaboratori. Grazie mille, estendo auguri a tutti e grazie anche a voi.